il discorso di stamattina è un discorso che abbiamo già annunciato sulla stampa e sui social qualche settimana fa, la dottoressa concordemente con la dottoressa Bianchi, riguarda l'iniziativa Il cuore nelle tue mani, che la nostra ASL ha attivato sul territorio di Colleferro con una cadenzata, diciamo così, sequela di appuntamenti divisi per fasce d'età. La prevenzione da tanti anni si dice, poi a volte si dice basta, invece stavolta si dice e si fa, è essenziale per la qualità della vita e per lo stato di salute delle nostre popolazioni. Una serie di incombenze, dalla cattiva alimentazione, passando per le cattive abitudini, passando per l'impegno ambientale, danno ai nostri concittadini particolari problemi che vanno visti prima, che vanno presi per tempo, che vanno analizzati sia dal punto di vista medico che dal punto di vista statistico, ma soprattutto, come dicevamo, dal punto di vista della prevenzione. A Piazza Aldo Moro si fa tanto in ospedale, però si fa tanto soprattutto dal punto di vista della prevenzione anche in via degli esplosivi, perché il distretto è da questo punto di vista centrale nelle questioni che riguardano questo tipo di iniziativa e non solo questo tipo di iniziativa. Il capo di tutto è la dottoressa Bianchi, a cui stamattina abbiamo imposto di fare la conferenza in aula consiliare anziché al distretto, però penso che fare la conferenza in aula consiliare consegni a questa iniziativa una attenzione istituzionale di più alto rilievo. Questa è l'aula dove si riunisce la massima assise di questa città, e che noi utilizziamo appunto per le conferenze che hanno un certo valore, che hanno una certa importanza nella loro comunicazione. Tu sei il nostro grandissimo ospite, grazie, perché di fatto sei il factotum della questione. Con la dottoressa ci siamo conosciuti l'altra mattina quando sono venuto a visitarvi, a visitarvi in senso di non medico, naturalmente io sono al primo autorità sanitaria, ma non ho le competenze per visitare nessuno, se non in senso di ospitalità e di ricambio di reciproci, diciamo così, e di stima e incontri, perché questo è un incontro di stima, l'amministrazione comunale e gli operatori, in questo caso della nostra ASL, si conoscono da tanti anni, c'è stima reciproca e c'è tanta volontà di collaborare insieme e di collaborare anche con il nuovo management che si sta insediando in queste settimane. Abbiamo saputo dall'assessore regionale alla sanità che fra qualche giorno ci verrà presentato, soprattutto a noi sindaci protestanti, che ci sono i sindaci cattolici e i sindaci protestanti, scusate la battuta, noi siamo sempre protestanti. Il nuovo management ci verrà presentato fra pochi giorni, in modo tale che col nuovo direttore, e speriamo che io possa finire questo mandato a maggio senza vederne un altro, perché ne ho visti 4 in 5 anni, con il nuovo direttore si possa iniziare un percorso di lunga collaborazione, sia con il direttore generale, sia con il direttore sanitario, sia con il direttore amministrativo che si insedierà. Mi taccio e passo la parola a chi è più competente di me.